Pistono, e sono un musicista e un pedagogista in estrema sintesi. Il mio lavoro, ma oltre il mio interesse personale e anche l'ambito della ricerca accademica in cui mi muovo, è il ruolo della musica e del linguaggio alla musica connesso per parlare, per promuovere la sostenibilità, quindi comportamenti sostenibili, per educare alla sostenibilità. La sostenibilità, molto in breve, è quella dimensione, fuori da tecnicismi e da definizioni, in cui noi esseri umani impariamo a vivere in armonia e in pace, prima di tutto tra di noi e poi anche con tutti i viventi che popolano il pianeta e con il pianeta stesso, quindi intendendo la Terra come un organismo vivente, pulsante, cioè esattamente come è. La sostenibilità è un mondo che si conquista, tra virgolette, soltanto tutti insieme, non esistono divisioni, non può esserci una regione del mondo sostenibile e un'altra no, perché non funziona in questi termini. E quindi questa coralità si riscontra molto bene nella musica. La musica è un ottimo esempio di sostenibilità, la troviamo a ogni latitudine, ovunque nel mondo è presente, e pur diversa colora i momenti degli esseri umani, siano essi tristi, siano essi allegri. La musica ci guida, ci orienta, ci muove, quindi appartiene alla musica anche una dimensione fisica di attivazione, e non ci muove come singoli soltanto, ma ci muove come gruppi, e quindi questo è ancora più interessante.